La ricetta della farinata, scripilita, secondo gli antichi codici che risalgono al XV secolo, è semplicissima e richiede solo 4 ingredienti: acqua, sale, olio d'oliva, rigorosamente extravergine e soprattutto ligure, e farina di ceci. In Val Varenna, nell'entroterra pegliese, si trova uno dei pochi mulini, ma non pensate a quello con le ruote sul torrente che produce farina di legumi. Un opificio moderno, ma non troppo, che dai ceci di provenienza anatolica, perché quelli sardi, seppur di qualità superiore, non garantiscono continuità di alimentazione al processo produttivo, passaggio dopo passaggio, sono una quindicina, sforna, è il caso di dirlo, la materia prima e pressoché unica della farinata. I legumi vanno puliti e lavati prima di passare alla fase di frantumazione. Questa prima operazione avviene all'interno di questa macchina, mentre l'acqua che vediamo è quella che serve a raffreddare il motore. La seconda operazione, quella di frantumazione, prevede ben 11 diversi passaggi. Fase dopo fase viene usato un rullo diverso di rigatura sempre più sottile, come mostra l'immagine dei diversi cilindri. Una volta la macina avveniva con la mola di pietra, come mostra questo modello, in grado di produrre, comunque, 10 kg di farina all'ora, nonostante le proporzioni ridotte. Le 11 diverse farine, come una buona formazione di calcio, per ottenere la squadra vincente vengono mescolate nell'agitatore per ottenere il composto vincente. Un'altra macchina, il distaccatore, impedisce la formazione dei grumi, perché essendo la farina di ceci ricca di grassi, tende a coagularsi con facilità. Ci vuole più di un'ora per concludere il ciclo ed in una giornata, se il tempo è secco, il mulino riesce a confezionare sino a 60 quintali di ottima farina. Mentre semola, cruschello e crusca, brennu in genovese, vengono separati e commercializzati a parte, perché dei ceci non si butta praticamente nulla. La farina di ceci, rispetto a quella di grano, è più grassa e con un più elevato contenuto di glutine, per cui di superiore qualità alimentare. La farinata, ricordate, deve essere cotta a non meno di 300 gradi, per 8-10 minuti, in un forno assolutamente piano, fornito di grill per far prendere l'indispensabile doratura, in una teglia di rame unta d'olio extravergine d'oliva. Le dosi da rispettare sono 1 kg di farina di ceci ogni 4 litri d'acqua, 50 g di sale per ogni chilo. L'impasto, morbido, eliminata la schiuma, deve riposare in luogo fresco per almeno 6 ore e rimestato prima di essere infornato al massimo calore. Se il forno raggiunge i 400 gradi, bastano 7-8 minuti. Se la temperatura è inferiore, aumenta proporzionalmente il tempo di cottura.